Le Marche diventano terra di benessere e regione antistress. Tutto grazie alla proposta di legge iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita, presentata dall'assessore regionale all'agricoltura Andrea Maria Antonini. È una legge che vuole migliorare la qualità della vita dei marchigiani per tanti motivi. Primo perché se si vive meglio si ha anche una capacità di aumentare positivamente la produttività sul luogo di lavoro, la coesione sociale, le relazioni in qualsiasi ambito esse siano. Quali sono gli strumenti che una regione può mettere in campo? Quello di un'educazione a una sana alimentazione. Abbiamo la possibilità di intervenire anche attraverso con questi strumenti nelle scuole per cercare di educare, di abituare i giovanissimi appunto a una alimentazione sana e un'attenzione a queste tematiche. Poi dobbiamo intervenire sull'ambiente, proteggendolo, tutelandolo. Un benessere anche psichico affinché per esempio nel luogo di lavoro ci sia un benessere diffuso. E infine cercare di promuovere l'immagine di una regione appunto che sia una regione antistress, una regione dove la qualità è anche un elemento importante per attrarre turismo. Una legge che punta in sostanza ad attrarre anche nuovi flussi turistici, ribadendo che nelle Marche si vive bene e si soggiorna meglio. Nel corso del convegno, primo di un ciclo di 5, uno per ogni provincia, si è parlato di salute, benessere e sani stili di vita con i relatori d'eccezione come l'imprenditore e formatore David Mariani, che ha contribuito fattivamente alla stesura della proposta di legge. Perché Regione Marche può diventare un modello dal punto di vista della salute, perché possiede naturalmente tutti quei requisiti all'interno di quei quattro pilastri che abbiamo visto: nutrizione, fisiologia, relazioni psicosociali e ambiente, in grado di creare le migliori condizioni nell'essere umano per quello che oggi viene definito stile di vita antinfiammatorio, cioè uno stile di vita in grado di mantenere l'organismo umano nelle migliori condizioni per tenere la malattia lontano da sé, per creare dentro di noi le migliori condizioni per vivere una vita felice, una vita di relazioni, una vita soprattutto in perfetta simbiosi con l'ambiente e con il nostro corpo. Diciamo che l'orografia del territorio delle Marche, per come è stata strutturata, per il cibo che produce, per le condizioni climatiche, la mettono in una condizione di privilegio meraviglioso nei confronti di quasi tutte le altre regioni italiane e soprattutto poi nei contesti internazionali. Altro intervento molto applaudito dalle oltre 100 persone presenti nella Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica è stato quello del medico chirurgo specializzato in angiologia, ma che ama definirsi mangiologo, Mauro Mario Mariani. Viva un'iniziativa, una legge regionale per insegnare alle nuove generazioni le buone abitudini in un territorio molto fertile fra le due A di Appennini e Adriatico, che in mezzo, come lo chiamo io, c'è un Eden che ci genera ogni ben di Dio, sia fra allevamenti che coltivazioni fino alla pesca. Quindi tutto questo è racchiuso in uno stile di vita marchigiano e allora vi lascio con questo slogan, parafrasando le mie 3M, Mauro Mario Mariani, mangia meglio marchigiano. In apertura di incontro la testimonianza del territorio della SD Gruppo Podistico Avis Spineto di Pagliare con il presidente Ubaldo Sabatini ed il medico sociale Francesco Morganti, i quali hanno illustrato il progetto Pillole di Movimento per tenersi in forma e socializzare.